Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di smartwatch, più precisamente di una marca di smartwatch che è molto utilizzata, che tanti di voi già hanno e che dopo quello che sto per farvi vedere magari acquisteranno. La marca di cui vi sto parlando è la Fitbit, questa marca che è molto rinomata all'interno degli smartwatch perché comunque ha un rapporto qualità-prezzo abbastanza giusto e fa svariati modelli di orologio. Ma quello di cui vi voglio parlare oggi non è una novità a livello di prodotto Fitbit, ma proprio di una nuova funzione introdotta da Fitbit all'interno dei suoi smartwatch, e più precisamente per le versioni Charge 3, Ioniq, Versa, Versa Lite e Versa 2. Questi 5 orologi hanno avuto di recente, qualche settimana fa, un aggiornamento importantissimo che gli ha dato una funzione nuova che li ha resi veramente interessanti. Io posseggo un Versa Lite 2, quindi uno di quelli che ha avuto questo aggiornamento appunto, un orologio che costa intorno ai 120-130 euro circa, poi dipende dal prezzo di Amazon in quel momento. Poi vi lascio il link in descrizione di tutti i prodotti Fitbit che sono compatibili con questo aggiornamento. Ma adesso andiamo a vedere cos'è questo aggiornamento. Fitbit aveva introdotto in questi modelli che vi ho appena elencato dei sensori ad infrarossi, ma questi sensori non venivano utilizzati per quello che erano stati creati, cioè erano stati creati per andare ad analizzare l'ossigenazione del nostro sangue quando dormiamo. Quindi questo rilevare l'ossigenazione nel sangue ci va ad indicare se facciamo delle apnee notturne. Queste apnee notturne che ci vanno a comportare sia un sonno non idoneo per il nostro riposo, quindi un riposo non giusto, ma soprattutto a lungo andare di apnee vanno comunque a danneggiare il nostro cuore e i nostri polmoni. Fitbit l'aveva introdotto già nel 2018, perché comunque questi orologi non sono recenti dal punto di vista dell'uscita in commercio, però Fitbit non aveva ancora, diciamo, utilizzato questi sensori, erano installati ma non erano utilizzati, quindi da circa metà del 2018 che c'è tipo questo orologio. Ma questa funzione appunto, che era stata comunque annunciata alla presentazione e all'inizio delle vendite, non erano mai state comunque diciamo messi in funzione. Adesso finalmente l'ho fatto con l'ultimo aggiornamento firmware e software, perché ovviamente ci vuole l'ultima app sia per iOS che per Android, e soprattutto l'ultimo firmware per questi orologi. Una volta aggiornato il tutto avremo a disposizione nella nostra analisi del sonno, quindi la classica analisi di quanto abbiamo dormito, sonno REM, sonno leggero, sonno profondo, avremo anche un grafico che ci indica se avremo fatto delle apnee, sì, perché lui analizzando l'ossigeno nel sangue e in più in combo con quello che è l'analisi del sonno ci va ad indicare se abbiamo fatto delle apnee. Ovviamente non è uno strumento medico, quindi sia ben chiaro, questo non è uno strumento medico, però come tutti gli strumenti tecnologici che vanno indossati, comunque ci vanno ad indicare un qualcosa che potrebbe non funzionare. Quindi poi da lì potremmo decidere se andare ad approfondire proprio a livello medico quello che è diciamo la nostra situazione sanitaria da quel punto di vista. Ovviamente ero curioso di sapere se funzionasse, però io credo di non avere mai avuto apnee notturne, quindi ho voluto testare questa nuova funzione su un qualcuno che abbia veramente questa patologia e che sia dichiarata comunque con un documento medico di un ospedale. La persona di cui vi sto parlando è mio fratello, che lui soffre di queste apnee, ha fatto le rilevazioni con la macchinetta che viene installata durante il sonno, quindi tu te ne vai a casa con questa macchinetta che ti analizza il sonno e dopo loro scaricano i dati e vedono quante apnee hai fatto e se soffri appunto di queste apnee. Questo documento rilasciato dall'ospedale Sacco di Milano e lui ovviamente è risultato che ne soffre. Vedete che in questa diciamo analisi ha fatto 8 apnee, quindi ho detto ti do il mio Fitbit che ha questa nuova funzione e se visto che tu le hai praticamente costantemente o quasi, scopriamo se funziona o meno, perché se io lo provo su di me, ma io non ho mai fatto comunque realmente delle cose, non so se non me le rileva perché non funziona bene o se non me le rileva perché non le ho. Io penso di non averne perché comunque non mi accorgo di avere queste apnee, tipo mio fratello si accorge di averle, quindi credo di non averle e infatti non me le rileva. Questo è il mio grafico che vedete che è tutto verde, non ha picchi gialli, perché i picchi gialli sarebbero la saturazione del sangue, quindi questo mancanza di ossigeno nel sangue, quindi una respirazione sbagliata, appunto un'apnea.
Mentre quello che andremo a vedere fra poco è quello che è il grafico di mio fratello, che subito, già la prima volta che gliel'ho dato, ha indicato apnee. Adesso volevo solo farvi vedere dove troviamo questi dati all'interno dell'applicazione. Questa è l'applicazione Fitbit. Quando noi andiamo all'interno del nostro sonno, ok, se io vado su un mio sonno tipo questo, vedete, questo è il mio tipo di sonno, quindi quanto ho dormito, vedete quanto sono stato sveglio nella notte, cioè lui ha analizzato quante volte nella notte magari mi sono svegliato, ci ho messo a riaddormentarmi, tutte queste cose, sonno leggero, sonno profondo e via dicendo. E sotto qua vedete variazione ossigeno prevista e vedete che io ho tutto verde, cioè il mio grafico attuale delle varie prove che ho fatto comunque era più o meno sempre questo, era simile, quindi non avevo mai picchi gialli, ok? E questa è l'indicazione della saturazione del sangue, quindi la probabilità che noi facciamo delle apnee mentre dormiamo. Se invece vado a prendere una di quelle di mio fratello, tipo questa per esempio, ok, vedete che all'interno sempre del grafico dell'ossigenazione del sangue ci sono due picchi che vanno oltre al limite massimo, quindi vedete che uno è abbastanza anche intenso, l'altro un pochino meno, ma sempre sopra a quello che è il limite di ossigenazione nel sangue. Quindi questo è andato a indicare che mio fratello soffre di apnee notturne, di questa patologia. Lo sapeva già, ovviamente, come avete visto dal referto dell'ospedale Il Sacco, però questo è andato ad indicare che questo aggiornamento, secondo me, funziona. O meglio, andandolo a provare su una persona che ha questa patologia, avete visto che il dispositivo Fitbit ha rilevato queste apnee e lui le ha, quindi nel senso non sono inventate, io che in teoria non le ho, non me le ha mai rilevate fino adesso, quindi io penso di non averle, però la cosa è proprio provare su qualcuno che ha quella patologia e vedere se lui l'ha rilevata, perché nel caso lui non l'avesse rilevata, allora c'era qualcosa che non quadrava, perché mio fratello praticamente si accorge di farle praticamente quasi tutte le notti, quindi questo era sicuramente il miglior test per provare questa nuova funzione di Fitbit. Quindi ragazzi, questo era solo un video per portare sul canale questa nuova funzione di questi orologi Fitbit, che magari tanti di voi hanno già, perché comunque è un orologio super venduto, ve l'ho detto, nelle versioni Charge 3, ioniche e Versa Lite e Versa 2, questo è il Versa Lite. Questa funzione è disponibile attualmente per tutti, è gratuita, basta aggiornare l'app e aggiornare il firmware. Questo era solo un piccolo test per farvi vedere che probabilmente questa nuova funzione funziona realmente, scusate il gioco di parole, ma è così. Mentre se qualcuno di voi adesso che ha visto che esiste questa funzione pensa di soffrire di queste apnee o è curioso di saperlo se ne soffre o meno e vuole acquistare, vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata a questi prodotti. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato la mia Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo test della nuova funzione dell'ossigenazione del sangue durante il sonno di Fitbit vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!